Ciao ragazzi, buona Pasquetta a tutti. Anche oggi parto dal circolo tennis. Caldo, raga. Allora, nel mentre rilancio l'appello alla famosa colletta, cari voi antiallegriani, cominciamo ad agire. Vediamo di cosa siete capaci. E ora scuse, non ce n'è più. Volete mandare via l'allenatore? Ritenete che la società non lo manda via per questioni economiche? Se non lo mandano via dopo la Lazio, organizzate una colletta. Vi aiuto io. Cioè, nel senso, vi aiuto io. Io la mia quota ce la metto. E sapete perché ce la metto? Perché a me che resti allegri, perché non ci sia allegri, che ci sia allegri o meno, a me sbatte i coglioni, francamente. Me ne frega niente. Per me è la squadra che va rifatta da cima a fondo, a prescindere dall'allenatore. Per voi il leitmotiv della vostra esistenza è la sorte di Allegri. Auguri, se questa è la vostra vita, auguri. Ma io voglio porre un'altra questione che fra gli juventini sani di mente si pone. Secondo voi, quando ci metterà la Juve per tornare a vincere? Siamo nel 2024, giusto? Secondo me non prima del 2027, guardate, non prima del 2027 la Juve tornerà a vincere, a partire da giugno prossimo, perché magari ci scappa la Coppa Italia in mezzo a uno schifo generale. Poi ribadisco a chi mi dice: se vinciamo la Coppa Italia andiamo fuori dalla Champions, un fallimento lo stesso. Io intanto mi accontento del trofeo della Champions, a me sbatte cazzi, tanto la Champions non la vinci con questi qua. E finché resterà questo il padrone, non la vinci più la Champions. Quindi, anzi, quasi quasi conviene andare in Europa League, magari si può provare a far qualcosa, magari. Perché quella è la nostra dimensione attuale. E penso lo sarà per tanti e tanti anni. Ma quando tornerà a vincere la Juve in Italia lo scudetto? Non prima del 2027. Anzi, diciamo non prima del 2028, va. Perché? Perché vi dico questo? Perché ci hanno detto che dobbiamo aspettare il pareggio di bilancio. Quindi non aspettatevi campagne acquisti da Juve, ma da Atalanta, Sassuolo o roba lì. E soprattutto, per vincere non è che vinceremo grazie a una programmazione o a Giuntoli che ti scova i talenti. No, tu vincerai quando crolleranno gli altri. È la storia della Juventus: la Juve vince quando crollano gli altri. Ecco perché abbiamo due sole coppe dei campioni. Perché non abbiamo mai provato l'all-in come ha fatto, tranne con Andrea Agnelli. Adesso glielo state rinfacciando, pezzi di merda che non siete altro. Adesso glielo state rinfacciando, pezzi di idioti. Perché non ce n'era uno a contestare gli arrivi di Higuaín, di Cristiano Ronaldo, di Mandzukic e tutti gli altri. Non ce n'era uno a contestare di quelli che adesso fanno gli economisti, le calcolatrici. Ma abbiamo fatto il passo più lungo della gamma. Infatti eri lì a contestare nel 2018, eri lì a Caselle a contestare quando è arrivato CR7. Ma vaffanculo, ipocrita di merda, ipocriti di merda, andate a fare in culo, andate. Moratti ha fatto l'all-in e con l'aiuto della politica, della magistratura, ci è riuscito. Berlusconi ha fatto l'all-in, nonostante la politica e la magistratura, e c'è riuscito, perché il mio faro a livello di calcio italiano è Silvio Berlusconi, è il mio faro assoluto Silvio Berlusconi, perché è l'unico che ha coniugato
competenza, mentalità vincente, positività, visione e tutto. Poi ha fatto gli errori anche lui, ci mancherebbe altro. Chi non fa non sbaglia. Chi non fa non sbaglia, giustamente. È lui la mia visione, è lui che ha portato il Milan da due retrocessioni in B, una per le scommesse e l'altra sul campo, e dal quasi fallimento della presidenza Farina. È lui che ha portato in 3 anni il Milan dal quasi fallimento al tetto del mondo. È lui il mio core business, è lui il mio modello. Noi poi siamo una proprietà che, pur essendo molto più forte economicamente della Fufini Invest, è lì col basso profilo, non diamo fastidio, sì, teniamo la squadra ad alti livelli, ma senza dare tanto fastidio, guardando un po' il momento sociale del paese, questo qua, ma questo già quando c'erano gli Agnelli, che a differenza dei nipoti magari non sarebbero mai scesi a patti vergognosi come nel 2006 e nel 2023. Quindi noi si tornerà a vincere almeno nel 2028. Sapete perché dico questo? Qual è la squadra più forte attualmente in Italia? L'Inter, giusto? L'Inter adesso le ha prese con la questione Zang e tutto il resto. Ma attenzione, guardate che la questione Zang Oktri, diciamo che bene o male è risolvibile, si passa di mano magari qualche eccezione mantenendo una certa competitività, perché la forza dell'Inter, la vera forza dell'Inter è lo zoccolo duro italiano: Bastoni, Barella, Di Marco, Frattesi, quella è la vera forza, Darmian, quella è la vera forza dell'Inter. Poi vengono i fuori classe, ma quelli vanno e vengono nelle condizioni in cui versa l'Inter. Il problema dell'Inter si porrà nel 2027, alla scadenza del bond da quasi 500 milioni di euro, e non sappiamo se interessi compresi o più interessi. Un bond che loro dicono garantito dai diritti televisivi e dagli introiti da Champions. Ora, sarebbe sufficiente che l'Inter di qui al 2027 saltasse un solo anno di Champions e si troverebbe nella merda fino al collo. Questo è. Ma non lo dico per parlare male dell'Inter, assolutamente. Poi magari troveranno come al solito il modo per scappottarsela anche stavolta, naturalmente. Bravi loro, asini noi. Anzi, la nostra proprietà. Perché in Italia è inutile che vi scandalizzate. In Italia si campa di questi sotterfugi, e forse non solo in Italia. Anzi, quasi sicuramente non solo in Italia. Chi pensa che l'Italia sia il tempio della corruzione, fuori l'Eden, l'Eldorado, non ha capito un cazzo della vita. Non ha capito un cazzo della vita. Ma questo è un discorso troppo lungo da fare. Bravi loro a trovare gli agganci giusti, a farla franca sistematicamente. Io oramai ho cambiato pensiero. Mentre noi, la nostra proprietà, la Juve, è semplicemente un mezzo di scambio politico. Vi riempiono la testa di paroloni come competitività sostenibile, tutte puttanate, come la sostenibilità dell'ambiente, che ci porterà praticamente a vendere le case perché non avremo i soldi per fare le opere del green e tutto il resto. Vedrete che sarà così. E la nuova comunicazione, io non è che sono un genio, è il nuovo modo di fare comunicazione, sostenibilità. Dietro quella parola c'è una marea di cazzi nel culo che voi non avete idea. E adesso è il tempo dei cazzi nel culo, è tempo di prenderlo alla Juventus, perché la Juve, finché non crolleranno le altre, noi non si vincerà mai. E quando interisti, mi spiace dirlo, ma quando interisti e milanisti ci dicono vincevate perché non c'eravamo noi, hanno ragione, anzi ha in parte ragione, perché Agnelli, Andrea, magari facendo degli errori, anzi sicuramente facendo degli errori, ha provato a portare la Juve ai massimi livelli internazionali, e adesso glielo state rinfacciando.
Adesso dovrete pietire per un piazzamento Champions, mentre Andrea puntava a vincere alla Champions. Poi riuscirci un altro paio di mani, che entrano in gioco tanti fattori. Ma Andrea aveva ambizione, aveva amore per la Juventus. E adesso glielo state rinfacciando, pezzi di imbecilli che non siete altro. Per questo io vi ho detto, se Andrea venisse assolto, o anche prescritto, andatevi a nascondere. Andate, perché io di leccapalle della magistratura ne ho abbastanza da 30 anni. Di leccapalle della magistratura, mi stanno sul cazzo. Mi stanno. Perché la magistratura è il 90% potere politico, il 10% diritto. Ficcatevelo in quella zucca vuota che avete, tutti quanti. Questo è. Quindi noi, pur avendo una proprietà che veramente schiaccerebbe tutto e tutti, come disse Zhang a proposito dell'Inter, ma non lo fa perché ha le sue convenienze politiche, non vuole inimicarsi quello, non vuole inimicarsi una determinata classe sociale, giochi industriali, e va bene il CDA di questa, di quella, e gli incentivi alla rottamazione, questa e quest'altra, e la Juve in mezzo come pungiball, come vittima sacrificale. Questo è. Quindi noi, sapete quando torneremo a vincere? Almeno dal 2028, cioè quando l'Inter purtroppo sarà messa di fronte ai suoi problemi economici. Solo allora, purtroppo per loro. E sinceramente a me dispiace per i loro tifosi. Loro fanno i tifosi come del resto lo siamo noi. Loro tengono i loro colori come dovremmo fare noi. Invece siamo qua a pensare a fare i fighetti. Ma Agnelli ha fatto i disastri. Ma il bel gioco. Viziati del cazzo che non siete altro. Cresciuti con i 9 scudetti e non sapete manco che cazzo è la Juventus. Animali. Animali. Adesso state rinfacciando. State rinfacciando all'unico che voleva far grande la Juventus. L'unico della famiglia Agnelli. Nonni e zii compresi, padri e zii compresi, l'unico che veramente voleva far grande la Juventus, adesso glielo state rinfacciando, pezzi di idioti. Allora scrivetevelo qui, fino a che non vengono a galla le problematiche vere dell'Inter, che non sono queste di maggio ma quelle del 2027, non si vince. Fermo resta, poi lì ho citato l'Inter, poi non è che Milan, Napoli, Roma staranno a guardare. Qui capace che finirà il decennio e scudetti non ne vedremo. Vedrete che può anche essere così, Ma voi continuate a pensare ad Allegri. Anzi, organizzatela la colletta. Organizzatela. Anche io ci metterò la mia quota. La mia quota ce la metterò anche io. Ma non per mandarvi Allegri, di cui ben inteso, mi interessa il giusto. Continuo a ritenerlo un grande allenatore, continuo a ritenere la squadra indegna, figlia anche di certi errori. Bisogna anche vedere in che percentuale sono errori, in quale percentuali magari sono della serie. Io creo la squadra, se vuoi distruggila tu. Può anche essere successo questo. Io compro i calciatori, poi se la vuoi distruggere la Juventus, caro cugino, distruggila tu. Mettici tu la faccia. Può anche essere sia successo questo, Per questo io ci metto le firme. A parte il fatto che via Allegri, sapete quante maschere cadranno? Dal presidente, dal proprietario, fino all'ultimo degli youtuber. Vedete quante maschere cadranno? Iscrivetevi al canale.